Eccoci ritornati ancora in onda. Dunque, da come avete potuto vedere dai vari promo in onda nel nostro canale, tra pochi minuti alle 10 ci collegheremo con la cattedrale di Otranto per un evento importante perché parteciperemo all'ordinazione episcopale di Fra Francesco Neri, chiamato da Papa Francesco a guidare la diocesi idruntina. E per introdurre questo momento così bello che ci coinvolge tutti in prima persona, vogliamo ringraziare il ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Puglia, Fra Giampaolo Lacerenza, per essere con noi, collegato tramite WhatsApp in questa giornata in cui ecco, facciamo festa tutti quanti insieme. Buongiorno, ben trovato, pace e bene, Fra Giampaolo. Buongiorno e pace e bene a voi da questa cattedrale di Otranto dove siamo tutti emozionati e soprattutto c'è un bel clima di festa ma anche di preghiera per il dono di Padre Francesco, vescovo in questa diocesi. E in effetti è una giornata di festa, appunto come dicevi tu, perché Fra Francesco è un figlio della provincia cappuccina di Puglia, un figlio ovviamente nato a Catanzaro, ma potremmo dire è un pugliese adottivo. Questa nomina, questa ordinazione spinge tutti a fare festa. La chiesa di Otranto, appunto, che sarà la sua sposa, come viene comunemente detto, l'ordine dei frati minori cappuccini e poi ovviamente la provincia di Puglia, che lo ha per tanto tempo visto tra i propri ranghi. Allora vorrei chiederti, Fra Giampaolo, quali sentimenti abitano nel vostro cuore in questo giorno di festa? E innanzitutto il primo sentimento è di gratitudine al Signore perché Papa Francesco ha scelto un figlio di San Francesco della nostra terra e della nostra provincia, ma soprattutto dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, a servire la Chiesa in un modo diverso, in un modo nuovo, consacrato per portare il lieto annuncio a questa comunità cristiana e dunque il sentimento è di gratitudine, di stupore, di meraviglia. Poi abbiamo sicuramente anche tanti sentimenti di gratitudine verso lo stesso Padre Francesco, che in maniera semplice, potrei dire con tutta la sua competenza fraterna e culturale, ha dato un grande contributo non solo alla provincia di Puglia come formatore, come a suo tempo anche ministro provinciale, ma anche a tutto l'ordine in questi ultimi 6 anni e devo dire è stato un pellegrino per tutte le nostre province italiane perché le ha visitate e ha ascoltato uno per uno tutti i frati minori cappuccini italiani in preparazioni ai vari capitoli provinciali. E poi un altro sentimento di gratitudine verso questa chiesa, l'arcidiocesi di Otranto, perché ha accolto Padre Francesco con un affetto e un calore colmo di preghiera e direi anche di partecipazione. In modo particolare vorrei ringraziare l'arcivescovo Monsignor Donato Negro, che dai primissimi incontri ha dato veramente un abbraccio di pace a Padre Francesco, accogliendolo come figlio di questa diocesi. Eh sì, in effetti lo vogliamo ricordare che Padre Francesco, prima della nomina ad arcivescovo di Otranto e quindi della sua consacrazione, del suo ingresso pastorale, stava servendo l'ordine dei frati minori cappuccini come consigliere generale, tra l'altro anche delegato particolare del ministro generale per la fraternità di San Giovanni Rotondo. Dunque è un segno di attenzione importante che l'ordine, come sempre ha fatto, ha nei confronti di questa realtà e anche della terra di Puglia più in generale. Per ritornare un po' indietro con i ricordi, Fra Giampaolo, allora vorrei chiederti come avete accolto questo annuncio, questa nomina di Fra Francesco. Intanto mi collego a quello che dicevi, perché nei giorni in cui questa nomina era per motivi ovviamente legati alla prassi della Chiesa, era a conoscenza previa dello stesso Padre Francesco, e lui si
si è recato a San Giovanni Rotondo e quindi ha voluto condividere con Padre Pio, potremmo dire, questo segreto iniziale, perché è avvenuto attraverso una serie di passaggi di cui nemmeno noi eravamo a conoscenza. E poi potremmo dire la nomina avvenuta il 19 aprile, cioè pubblicamente, ufficialmente, è stata occasione per tutti noi di gioia, di festa, di commozione, direi proprio di commozione, non tanto perché umanamente potremmo vedere il segno di un prestigio e di un onore, ma conoscendo Padre Francesco e conoscendo la sua vita proprio in mezzo a noi, nella provincia, ma anche in tutto l'ordine, è stato qualcosa che ci ha commossi, perché lo abbiamo visto farsi veramente Padre Francesco piccolo, piccolo per la Chiesa. Senti, Fra Giampaolo, noi viviamo in una terra, la terra di Puglia, che ha dato i natali a dei vescovi importanti. Ecco, voglio ricordare su tutti Don Tonino Bello, che è in cammino attraverso il processo di beatificazione e canonizzazione verso il riconoscimento ufficiale, ovviamente, della santità. Un vescovo, tra l'altro, che amava poi l'ideale francescano, essendo anch'egli terziario, dunque ha sposato in pieno, potremmo dire, la causa di Francesco d'Assisi. Allora, quello che vorrei chiederti, anche per ricollegarci poi a quelli che saranno un po' i temi che in qualche maniera Padre Francesco affronterà nel corso del suo ministero episcopale in terra di Puglia, in terra di Otranto, quale insegnamento oggi possiamo ricavare e da Don Tonino e anche dall'ideale francescano per quanto riguarda le guerre e i conflitti che stiamo vivendo? Allora, ecco una piccola confidenza che voglio fare, perché credo sia anche bello condividere in questi minuti che ci separano dalla celebrazione il fatto che Padre Francesco abbia voluto ecco, recarsi anche come pellegrino alla tomba di Don Tonino Bello. C'è un legame particolare tra Padre Francesco e Don Tonino, anche perché, ecco, Padre Francesco si è ispirato molto nel suo essere frate cappuccino alla vita di Don Tonino, ha anche pubblicato alcuni lavori di sapore pastorale e teologico su Don Tonino Bello. E credo che da quello che Padre Francesco ha comunicato, sia nel saluto alla diocesi, quando c'è stata la pubblicazione della nomina, e sia in questi giorni ultimi, ha sempre parlato di voler essere una presenza di fraternità. E quindi sia il sapore del nostro ordine che è innestato nel carisma della fraternità, ma anche quello che oggi la Chiesa può offrire a questo mondo, cioè una fraternità, un'amicizia fraterna nella quale i conflitti, le divisioni non si risolvono solo con le scelte categoriche, ma si risolvono attraverso scelte di dialogo, ma anche di corresponsabilità. E quindi io penso che il ministero di Padre Francesco Neri traccerà essenzialmente questo spirito di fraternità. La terra di Otranto e il Salento accoglie moltissimi turisti, ad esempio durante l'estate, ma anche in altri periodi, e dunque proprio il territorio respira l'aria di fraternità, sia Certo. perché i paesi di questa terra sono strettamente legati da legami di fraternità, di tradizione, di cultura, ma credo che proprio la Fratelli Tutti di Papa Francesco sarà un tema pastorale Certo. forte e direi anche bello. E l'ultima domanda che voglio farti è legata proprio a questa tematica, caro Fra Giampaolo, perché la terra di Otranto è conosciuta anche per essere la terra degli 800 martiri, queste persone che hanno sacrificato la propria vita per la fede. Tra l'altro sono stati anche i primi santi canonizzati da Papa Francesco 10 anni fa, nel 2013. E dunque è una serie di coincidenze importanti che si vanno ad accavallare in questo giorno di festa. Tra
l'altro poi ricordiamo, la Puglia è anche un ponte tra Oriente e Occidente, lo ha detto Papa Francesco, il fatto che tra l'altro l'anno prossimo ci sarà anche il G7 in Puglia, quindi i potenti del mondo riuniti nella nostra terra, ecco, ci dà l'importanza e il significato di questa scelta, di questa decisione. Allora, quello che voglio chiederti per chiudere la nostra chiacchierata e anche per lasciarti ai preparativi della celebrazione, quale può essere il contributo di un pastore, figlio di San Francesco, al contributo, al dialogo per quanto riguarda questa tematica così importante che ci deve riguardare da vicino? Allora, credo che il contributo che Padre Francesco offrirà, ovviamente attraverso un cammino che questa Chiesa già sta facendo, e quindi Padre Francesco, come ha voluto sottolineare spesso, si inserisce, ecco, come fratello e come pastore in una Chiesa che cammina, credo siano tutte quelle specificità che oggi sta portando avanti la Chiesa italiana, cioè attraverso il carisma sinodale del dialogo, della corresponsabilità dei laici, dei presbiteri e dei religiosi, portare avanti quelli che vengono chiamati oggi dalla Chiesa italiana i cantieri. Mm-hmm. E credo il cantiere della pace, il cantiere delle marginalità, il cantiere della fraternità, ecco, essenzialmente sarà un cantiere aperto. Una Chiesa, ripeto, di Otranto, molto vivace, molto attenta anche ai segni dei tempi, e dunque anche la capacità di Padre Francesco di sapersi inserire in questo contesto sarà un inserirsi dentro il cammino sinodale, dove essere ponte significa essere fratelli. Allora, Fra Giampaolo, io faccio gli auguri a te come ministro provinciale, ma ovviamente estendili a tutta la fraternità provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Puglia per questo evento bellissimo che vivremo tra pochissimo in diretta dalla Cattedrale di Otranto. Ti saluto, ti abbraccio e ti ringrazio di cuore per essere stato con noi e buona celebrazione. Grazie, voglio ringraziare tutti voi perché ci state accompagnando in questa giornata e state rendendo possibile per tutti i devoti di Padre Pio il poter essere accanto a questo nostro momento di festa, e chiedo a voi e a tutti i telespettatori di pregare, di invocare lo Spirito Santo e di sentirci in comunione, perché davvero questa Chiesa di Otranto insieme a Padre Francesco possa camminare e annunciare il Regno di Dio. Grazie, grazie di cuore. Grazie Fra Giampaolo, grazie, ciao, a presto. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme.